Molto spesso ci si interroga, giustamente, in questi tempi di dominio sempre più pervasivo da parte del potere tecnocapitalistico, come fare a uscirne. Torna a risuonare, assai di frequente la vecchia domanda sollevata a suo tempo da Lenin: che fare? Come agire nel tempo della notte del mondo in cui effettivamente ogni spiraglio di luce dal futuro sembra essere annullato dal dilagare di un presente onnipresente che satura la coscienza, anzitutto, facendo sì che in qualche modo il presente totalmente dominato dal potere, dalla forma merce, dalle logiche del controllo capitalistico e dal classismo planetario, in qualche modo vada a saturare anche il futuro occupandone gli spazi. Che fare dunque? Credo che una possibile risposta, o se non altro una linea, per una eventuale ripoliticizzazione del conflitto, o anche potremmo dire una riproposizione della lotta oppositiva contro un potere che è esso stesso violenza dilagante nella sua forma economica. Ecco, una linea possa essere trovata nelle parole di Gramsci, di Antonio Gramsci, e in particolare nelle riflessioni che egli è venuto svolgendo in quel testo straordinario che sono Le tesi di Lione. Testo troppo spesso obliato, relegato nel dimenticatoio, testo dal quale invece si possono trarre non pochi spunti per una ripoliticizzazione del presente e quindi per una reazione all'odierno tempo dell'economia spoliticizzata e del pensiero unico neoliberista che ha nella depoliticizzazione, la spoliticizzazione già descritta da Schmitt, la Entpolitisierung, una delle proprie cifre cardinali. Scriveva allora Gramsci nella tesi 29 delle tesi di Lione che era necessario più che mai, e oggi lo è non di meno, potremmo dire, cito, raccogliere intorno a sé e guidare tutti gli elementi che per una via o per un'altra sono spinti alla rivolta contro il capitalismo. Questa è la tesi 29. E poi veniva precisando nella tesi 39 la necessità che da questo raccogliersi di tutti gli elementi giunti per una via o per un'altra alla lotta ferma contro il capitalismo, occorreva, diceva Gramsci, coordinare, cito dalla tesi 39, un'azione generale di tutte le forze anticapitalistiche, fine citazione, di modo che si potesse costituire quella che poi nei quaderni del carcere Gramsci stesso chiamerà l'egemonia, un'egemonia di reazione contro l'egemonia del potere dominante, che è egemonia culturale, politica, economica, e da lì poi muovere per la creazione appunto di un altro tipo di società, l'ordine nuovo della città futura, come anche Gramsci lo chiama nei testi precarcerari torinesi. Queste parole di Gramsci, nonostante il tempo trascorso, nonostante l'occorrere degli eventi e il mutare per molti versi radicale del paradigma in cui ci troviamo, continuano a gettare luce, io credo, sul nostro presente, perché sottolineano l'esigenza di, chiamiamolo così, di un conflitto riverticalizzato. Oggi il conflitto è disperso nella miriade delle opposizioni plurali, spesso in nome di verità e di lotte benemerite, in nome delle minoranze, in nome dell'animalismo, in nome dell'ecologia, in nome dei diritti civili, però in questo proliferare plurale dei conflitti si perde di vista anzitutto l'unità, quella che potremmo chiamare la koinè, la lingua comune del grande conflitto dal basso verso l'alto, dal basso verso il potere capitalistico sempre più oligarchico e sempre più oppressivo sul piano economico. E poi in seconda battuta si crea una dispersione delle voci oppositive, per cui ciascuno lotta in nome di ciò che ritiene giusto, peraltro in maniera nobile, corretta, ma perde di vista l'orizzonte unitario della lotta, perde di vista la grammatica unitaria del conflitto contro il capitale. Gramsci invece ci ricorda appunto la necessità di riverticalizzare il conflitto. Cosa intendo con questa espressione? Intendo esattamente il fatto che il conflitto deve tornare a disporsi nella forma di un conflitto dal basso verso l'alto. Il conflitto deve essere condotto dai dominati contro i dominanti e quindi dal basso della piramide verso la punta della piramide, contro la sempre più ristretta oligarchia dominante che gestisce
il potere tecnocapitalistico. E poi, appunto, in questo modo, raccogliendo e coordinando in vista di una società democratica composta da individui liberi e uguali, occorre, dice appunto Gramsci, coordinare, raccogliere intorno a sé tutte le forze che per una via o per un'altra sono giunte alla rivolta contro il capitalismo. Ecco, in questo modo, occorre, dice ancora Gramsci nella tesi 39, coordinare un'azione generale di tutte le forze anticapitalistiche. Con questo non si intende certo proporre una sorta di fronte comune arlecchino con forze disparate aventi obiettivi i più distanti fra loro. Perché Gramsci ci suggerisce appunto che queste diverse forze anticapitalistiche debbono essere coordinate, debbono essere direzionate tramite l'intelligenza di un'azione politica guidata da quello che con Gramsci potremmo chiamare un nuovo principe, un moderno principe, un nuovo soggetto politico che sappia unificare le voci plurali del dissenso in un unico grande dissenso. Variando la formula di Marcuse, potremmo parlare di un grande dissenso verso la civiltà della tecnica e del fanatismo dell'economia, di modo che appunto i tanti dissensi si unifichino e vengano convogliati in una coinè del dissenso che unifichi le voci diverse e le direzioni verso una democrazia composta da individui egualmente liberi, che sappia cioè reagire all'odierna oligocrazia sempre più dominante sotto il cielo, sempre più strutturata secondo rapporti classisti e disuguali su scala mondiale, che utilizza il mito dell'internazionalismo tipico del vecchio marxismo, rovesciandolo però di segno per imporre la globalizzazione come mondialismo classista. Ecco, non è prevista nella fenomenologia dello spirito di Hegel, però potremmo dire che assistiamo oggi a una nuova figura dialettica in linea con l'impianto hegeliano. Siamo passati dall'universalismo proletario, emancipatorio, a un nuovo universalismo classista, ultracapitalistico, che è quello della mondializzazione come imposizione planetaria del classismo e dell'alienazione. Ecco che Gramsci allora ci risveglia con queste parole, prospettando la necessità di una unificazione delle forze anticapitalistiche, di modo che il conflitto si riverticalizzi, senza naturalmente che vengano ospitate all'interno di questo nuovo fronte dell'opposizione anticapitalistica forze incompatibili fra loro, perché l'orizzonte comune deve essere condiviso, deve essere quello non di un ritorno a ciò che vi era prima del capitalismo, la ruota della storia non deve essere fatta girare indietro, ma deve essere appunto un fronte unitario che abbia come proprio orientamento teleologico di fondo una società giusta di individui liberi, uguali e democratica. E quindi appunto il sogno che lo stesso Gramsci per tutta la vita ha condiviso e per il quale ha pagato il prezzo più caro, cioè quello della propria vita.